Questo signore che sentite in linea è Claudio, del distributore che in questo momento stiamo vedendo deserto. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao Leo, buongiorno a te. Tu in questo momento sei a Roma e mi devi dare almeno un motivo per non dire, visto che è apposto sulla porta del tuo ufficio, sciopero del giorno dalle alle illo, per dire, come direbbe l'utente medio, guarda sti ladri, oltre che quanto costa la benzina fanno anche sciopero. Dammi un motivo. Allora, il primo motivo, Leo, che scioperiamo e che siamo qui a Roma davanti a Montecitorio in un drappello di un migliaio di persone, sì, in tutta Italia, e dovremmo essere molti di più se ci interessa la causa, perché il primo motivo è un motivo proprio per la benzina, per abbassare il costo della benzina, quindi è un motivo che interessa tutta la nazione, non soltanto noi benzinai. È il primo motivo che siamo scesi in sciopero, abbassare il prezzo dei carburanti. Siccome questi signori ci hanno un po' spezzettato e ci stanno facendo fare delle linee self-service dove la benzina costa più cara, il cliente se la prende da sé, e noi nell'incasso di 1700 euro, che più o meno corrisponde alla vendita di 1000 litri, ci danno 20 euro lordi, e loro se ne prendono 1680, noi li prendiamo, li portiamo in bianca, li rischiamo, tutti i benzinai questi, no? E l'utente che giovamento ha, non ha un servizio, ha una benzina che costa comunque tanto rispetto a quello che costa nelle maggior parti d'Europa, e quindi ciò ne viene fuori che chiaramente consumi ribassati e tutta una serie di storie che già conosciamo tutti. Quindi il primo motivo è per abbassare il prezzo dei carburanti. Lo Stato deve smettere insieme alle compagnie di andare a braccetto e di mettere la benzina cara in virtù delle sue tasse, delle accise, e in virtù delle compagnie che non vogliono lasciare sul tappeto niente, vogliono solo guadagnare delle spalle dei cittadini e dei gestori della benzina. E fare passare per ladri voi, no? E fa passare chiaramente per ladri noi, no? È come un po' le due amiche che escono insieme, una figura troia ma la dà quell'altra. Bravissimo. Io ho sempre l'esempio. Il tuo esempio è cantante, è perfetto per far capire com'è. Claudio, io sai che senza te non. Anche il self è chiuso, Tutto. È chiuso tutto, oggi è uno sciopero vero. Allora dai, fate ribassare questo prezzo della benzina, e non solo quando piove governo ladro, ma anche quando si va a mettere la benzina. Grazie, ciao Claudio. Grazie Leo, ciao, buona giornata, ciao.